Mario Ragnedda della Capichera, cantina storica qui in Sardegna, protagonista assoluta nel panorama enologico sardo. Benvenuto al Porto Cervo Wine Festival. Le prime impressioni sulla manifestazione? Ah, è una bellissima, diciamo, idea. Sono contento che sia stata realizzata qui in Gallura, specificamente posso dire a casa mia, qui a Porto Cervo, ad Arzachena. È una realtà che non c'era prima, che non c'è mai stata prima in Sardegna, per cui credo che noi produttori sardi dobbiamo aver cura di questa cosa anche per il futuro. Parliamo di Capichera, inquadriamola prima geograficamente. Allora, Capichera si trova, diciamo, nel nord estremo della Sardegna, sopra Olbia, quindi nel comune di Arzachena. È una realtà che è nata, diciamo, a metà degli anni 70, raccogliendo una tradizione familiare che, diciamo, da oltre un secolo veniva portata avanti, prima quindi dai nonni, dai bisnonni. E, diciamo, negli ultimi 30 anni si è sicuramente imposta sul mercato con prodotti di una certa longevità, di una certa struttura, sicuramente guardando a una fascia di prodotto e di prezzo anche piuttosto elevati. Qual è la caratteristica peculiare che devono avere i vini Capichera? I vini Capichera devono essere dei vini chiaramente che debbono esprimere il territorio e i vitigni del territorio. La nostra, diciamo, filosofia da sempre è proprio quella di cercare di, come dire, di sviluppare il più possibile questi importanti vitigni che abbiamo. Noi abbiamo un grande vitigno per vini bianchi che è il Vermentino, sul quale lavoriamo da sempre. Negli ultimi 15 anni, 20 anni lavoriamo anche col Carignano, e tutte e due in purezza. Quindi cerchiamo di esprimere veramente quello che è più di buono ci può dare il territorio e questi vitigni, perché in questa maniera qui possiamo proporci al di fuori dell'isola, in Italia e all'estero e in tutto il mondo, presentando qualcosa di originale, altrimenti non vedo futuro per vitigni internazionali nell'isola, in quest'isola, insomma. Qual è la reazione dei mercati internazionali rispetto ai vostri vini? I nostri vini sono sicuramente qualcosa di nuovo, di originale, e quindi l'impatto non è sempre facile. Devo dire che però con un lavoro piuttosto intenso di pubbliche relazioni e di viaggi all'estero riusciamo a, come dire, a farci apprezzare, e siamo presenti ormai da molti anni in tanti paesi esteri, diciamo un po' in tutti i continenti. Se dovessi dare un consiglio a un giovane produttore sardo, su che cosa consigli di puntare? Allora, gli consiglio intanto di puntare su se stesso. Sicuramente deve prima di tutto credere in se stesso, deve essere, coerente. Diciamo, i principi fondamentali che possono portare avanti una persona in qualunque mestiere, in qualunque lavoro. E fare questo lavoro qui con grande passione, credendo, diciamo, nelle possibilità che ci dà quest'isola e quello che abbiamo, e i tesori di quest'isola che sono nascosti e che sicuramente possiamo ancora rivelare sempre di più all'esterno.